Dal 1 febbraio scatta l'obbligo di esibire il Green Pass anche per accedere agli uffici postali, una decisione che ha diviso il paese tra favorevoli e contrari. Da un lato i cittadini pensano che il decreto governativo sia un deterrente per spingere le persone a vaccinarsi e che dunque possa essere un modo per uscire definitivamente dalla pandemia. Per questo motivo accettano di buon grado il fastidio di doversi munire del QR code da scansionare all'ingresso, anche se questo implica qualche problema per i più anziani, non ancora pratici con lo smartphone e il totem postale, adibito proprio al controllo dei Green Pass. Il Green Pass serve a immunizzarci tutti e uscire finalmente da questa pandemia. Se tutto ciò serve per diminuire tutti i contagi, forse è meglio per tutti. Penso che non abbiano tutti i torti. Poi chi la dice, ognuno si vuole lamentare in un modo, però credo personalmente che sia così. Penso che sia una cosa giusta. Va bene così. Sono favorevole perché affinché serva a qualcosa per aumentare le persone che non vogliono fare il vaccino. Tutto qua. Ma penso che comunque fino a quando c'è il pericolo per le persone è giusto che ci siano delle restrizioni. Io l'ho fatto già la terza dose. E a me mi fa piacere che fanno queste cose. Sì, sono favorevole, sì. Vanno bene che fanno sti controlli. Altrimenti sto virus non andrà mai via. Non sono mancate però anche aspre polemiche, molti coloro i quali non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni, ma che hanno comunque lamentato i disagi sia per l'assembramento al di fuori dei tre uffici postali a Isernia, sia per la lentezza dell'apparecchio poco intuitivo e spesso anche poco efficiente, che ha contribuito ad accrescere le file all'ingresso. Qualche dubbio infine sulla legittimità di un obbligo così discriminante per chi non è in possesso della certificazione verde, che si troverebbe impossibilitato a ritirare pacchi, fare pagamenti, ritirare le pensioni e svolgere le altre operazioni al banco. Sinceramente da una parte sì e da una parte no. Ci sono i pro e i contro perché insomma ci stanno le persone che non hanno il Green Pass, però non sappiamo se sono contagiati oppure no. Tutti devono andare alle poste, tutti gli uffici pubblici, anche senza il Green Pass.